SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Dopo l'ok di EMA, anche in Emilia-Romagna arriva il vaccino monodose di Johnson & Johnson. Secondo le indicazioni sarà raccomandato per gli over 60. Intanto nella nostra regione circa il 25% della popolazione ha già ricevuto almeno una dose di siero anti-Covid. Siamo tra i più virtuosi d'Italia. 760 nuovi positivi e 23 decessi. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino Covid in Emilia-Romagna. Calano i ricoverati. Polemiche a Bologna per un maxi assembramento in Piazza Verdi. Centinaia di ragazzi si sono ritrovati per poi fuggire all'arrivo delle forze dell'ordine. Emergono le motivazioni per cui la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo a Matteo Cagnoni, il dermatologo che a Ravenna nel 2016 ha ammazzato la moglie Giulia Ballestri a bastonate. Secondo la Suprema Corte l'uomo era lucido ed è stato considerato vendicativo e narcisista. Il comune di Cesena sta pensando di installare un recinto a protezione della Fontana Masini che sorge in Piazza del Popolo, un intervento che pare necessario dopo che nei giorni scorsi un uomo l'ha danneggiata salendoci sopra per farsi un selfie. Si attendono i pareri della soprintendenza. Per i 30 dipendenti di Italy Forlì sono ore di angoscia. Il punto vendita ha chiuso e le altrettante famiglie ora confidano nei sindacati. Ai nostri microfoni Maria Giorgini della CGIL racconta i prossimi passaggi per la loro tutela. Infine lo sport, il calcio, con due gare da disputare il Cesena si affaccia all'impervio confronto in casa del Sud Tirol. I bianconeri sono certi della partecipazione ai playoff, ma vogliono migliorare la propria posizione in classifica. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. Lo avete sentito dai titoli, arriva anche in Emilia Romagna il vaccino di Johnson & Johnson, quello monodose. È arrivato l'ok di EMA. Intanto emerge come il 25% della popolazione in Emilia Romagna abbia ricevuto almeno la prima dose. Partiamo da qui. Come è avvenuto per AstraZeneca, anche per il vaccino di Johnson & Johnson, l'EMA ne ha confermato la sicurezza ed efficacia nonostante i casi di trombosi registrati in America, reazioni che avrebbero un nesso con il medicinale, ma anche in questo caso i benefici, secondo l'ente regolatore, sono di gran lunga superiori ai rischi. In totale sono state 8 le segnalazioni di questo tipo, una con esito fatale su 7 milioni di iniezioni. Anche per questo medicinale, il Ministero raccomanda l'uso preferenziale per gli over 60. Erano 184.000 le dosi del vaccino monodose americano stoccate all'hub di Pratica di Mare in attesa del via libera dell'AIFA. E già da mercoledì parte la distribuzione, secondo quanto riferito dal commissario straordinario Figliuolo. In Romagna al momento la ASL non ha ancora ricevuto comunicazioni su quante dosi le saranno assegnate. La campagna vaccinale prosegue con oltre 1.100.000 persone in tutta la regione che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, il 25% della popolazione totale. In Italia siamo al 18%. L'Emilia-Romagna è nel gruppo delle regioni più virtuose, avendo somministrato oltre il 90% delle dosi consegnate. Cresce intanto nella Riviera Romagnola tra gli operatori turistici l'approvazione del Green Pass per gli spostamenti, che permette
permetterà ai residenti in regioni arancioni o rosse di andare in vacanza in zona gialla con un certificato dell'avvenuta vaccinazione, guarigione da Covid-19 o con un tampone negativo. Da quando è stata annunciata l'apertura dei confini regionali dal 26 aprile, che tra zone gialle non richiederà alcun pass, sono cominciate a fioccare le prenotazioni. E vediamo ora i dati dell'ultimo bollettino Covid in regione. Ci sono state 760 nuove positività su un totale di oltre 27.000 tamponi. La percentuale quindi dei nuovi positivi sul numero di test è del 2,8%, 23 gli ulteriori decessi registrati oggi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 287, 4 in meno rispetto a ieri e meno 55 quelli negli altri reparti Covid, pari a 2116. Quanto alle province, c'è Reggio Emilia al primo posto con 157 nuovi casi in regione, poi Bologna 89, Modena 83, seguono Ravenna 76, Parma 67, Ferrara 63, quindi Forlì 59, Rimini 57, Cesena 54, infine Piacenza con 39 nuovi casi, chiude il circondario di Imola con 16. E ora col prossimo servizio invece siamo a Bologna, un assembramento di centinaia di ragazzi in Piazza Verdi si è registrato ieri sera, vediamo. Erano almeno 350 le persone radunate in Piazza Verdi a Bologna, un grosso assembramento di giovani davanti al teatro comunale. Sul posto, come testimoniano le immagini dell'agenzia Dire, è arrivata una lunga colonna di auto delle forze dell'ordine, polizia di Stato e polizia locale e la piazza si è immediatamente svuotata. Il grosso dei ragazzi si è spostato verso via dei Bibiena e sono partiti cori come libertà, libertà e via, via la polizia. Di lì man mano gli agenti hanno spinto la folla lontano da Piazza Verdi, incamminandosi a piedi. A terra è rimasto un vistoso tappeto di bottiglie di birre vuote. Le forze dell'ordine hanno continuato con le stesse manovre lungo via Zamboni e via Petroni, mentre alcuni ragazzi hanno cominciato a raccogliere le bottiglie rimaste sul selciato di Piazza Verdi per buttarle o almeno avvicinarle ai bidoni già pieni. Sull'episodio è intervenuto l'assessore comunale alla sicurezza, Alberto Aetini. Piazza Verdi è una situazione di criticità sulla quale stiamo cercando di costruire tutte le contromisure necessarie per evitare questo genere di situazioni e quindi un rafforzamento del presidio ci sarà già da questi giorni, già da questo weekend. È chiaro però che serve responsabilità dagli studenti in generale, da tutti, per evitare di assembrarsi nelle piazze, nei giardini, nelle strade della città, perché sennò poi se i contagi ritornano a salire poi davvero si torna indietro, poi non ci lamentiamo se torniamo indietro. Lo stesso assessore ha annunciato un rafforzamento dei controlli in accordo con la questura in vista del prossimo fine settimana che, ricorda, siamo ancora in zona arancione. L'ipotesi che il coprifuoco a partire dalle 22 possa essere esteso fino a luglio scatena le ire praticamente della Romagna intera. Dire coprifuoco è come dire non facciamo turismo, dice la sindaca di Riccione Renata Tosi. Non serve, aggiunge, per arginare l'epidemia, non serve per evitare gli assembramenti, non serve alla pubblica sicurezza perché si impegnerebbero così le forze dell'ordine alla verifica delle autocertificazioni rischiando di trascurare prevenzione e sicurezza. Coprifuoco dalle 22 fino a luglio, spero di aver capito male, voglio credere che nella bozza ci siano stati dei refusi, dice invece Patrizia Rinaldis, presidente dell'associazione albergatori di Rimini. La vacanza, dice, è libertà e voglia di tornare alla normalità. Se il coprifuoco dovesse andare avanti fino alla fine di luglio, meglio che il governo dica agli albergatori di chiudere direttamente le loro strutture e iniziare già a parlare di ristori. Intanto il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato i nuovi provvedimenti che porteranno alla riapertura. Il coprifuoco per ora è confermato alle 22 con l'astensione però della Lega che chiedeva lo slittamento almeno fino all'inizio, almeno dalle 23. Passiamo ora alla cronaca. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di Cassazione che ha reso definitivo l'ergastolo per Matteo Cagnoni, il dermatologo che nel 2016 ha ucciso a bastonate la moglie 39enne Giulia Ballestri. L'uomo viene definito vendicativo e narcisista.
C'è stata una chiara lucidità di azione, non esiste alcun elemento a sostegno di una psicopatia. È quanto sostiene la Corte di Cassazione che, dopo aver confermato l'ergastolo per Matteo Cagnoni, ha chiarito nelle motivazioni della sentenza di condanna del dermatologo 56enne i dettagli e retroscena dell'uccisione della moglie Giulia Ballestri, massacrata a bastonate il 16 settembre 2016 in una villa Ravenna. Come riportato dal Resto del Carlino, secondo gli Ermellini la preparazione dell'azione omicida, la sua esecuzione e la condotta sono incompatibili con lo stato di semi-infermità su cui aveva invece puntato l'avvocato difensore del medico per ottenere un diverso esito del processo. Nelle motivazioni si citano le valutazioni di vari specialisti sulle condizioni mentali di Cagnoni. Viene spiegato che non si evidenziano gravi disturbi preesistenti all'omicidio che possono aver influito sulla capacità di intendere e volere dell'uomo. I giudici parlano anche della crudeltà con cui è stato messo in atto il piano omicida. Secondo la Cassazione, l'assassino avrebbe potuto finire velocemente la vittima, mentre scelse modalità afflittive oltre ogni immaginabile misura e dilatate ferocemente nel tempo. Un uomo definito vendicativo, che ha pianificato e messo in atto l'omicidio della madre dei suoi tre figli, che voleva separarsi da lui. I resti umani trovati il 23 di marzo in un canale di scolo nella periferia di Bologna sono di Biagio Carabellolo, operaio scomparso a 46 anni nel novembre del 2015. Lo hanno stabilito le analisi disposte della Procura, in particolare il raffronto odontoiatrico tra quanto è stato ritrovato e i dati clinici dell'operaio. Da questo è emersa, spiega una nota della Procura, la corrispondenza tra peculiarità anatomiche, patologiche e terapeutiche, oltre all'assenza di elementi di incompatibilità. Ciò è sufficiente per identificare il cadavere nella persona di Biagio Carabellò, conclude la Procura. È arrivata quindi la conferma, dopo il ritrovamento di un giubbotto con i suoi documenti e, in un sopralluogo di ieri, del suo telefonino cellulare. Nuovo danneggiamento per la fontana Masini a Cesena, che ha perso un pezzo dopo che un giovane lunedì scorso ci si è arrampicato sopra per scattarsi una foto. Non è la prima volta che succede, il comune sta quindi pensando di installare una recinzione. Purtroppo ancora una volta l'inciviltà e la totale mancanza di rispetto per i beni pubblici di qualche vandalo hanno colpito il principale simbolo della nostra città, ferendo tutti i cesenati. È questo il commento del sindaco Enzo Lattuca dopo che nel pomeriggio di lunedì la fontana Masini è stata danneggiata da un giovane che, arrampicandosi fino quasi in cima al manufatto per farsi immortalare dagli amici, ne ha provocato il distacco di alcuni frammenti. Il caso si è chiuso in poche ore, il giovane è stato individuato, denunciato e ora sarà chiamato a risarcire i danni. Non è però la prima volta che la fontana Masini, creata nel 1583 dall'omonimo artista cesenate, è preda di questi gesti di, seppur inconsapevole, vandalismo. Un fatto simile capitò nel 2019, quando un altro giovane si arrampicò sul monumento inscenando una sorta di balletto per far ridere i coetanei. Fortunatamente quella volta non ci furono conseguenze per la struttura, ma il colpevole si beccò comunque una multa da 500 euro. Ben più salato il risarcimento che pagarono due universitari che nel luglio del 2018 imbrattarono la fontana con della vernice per festeggiare una laurea. In quel caso i danni ammontarono a quasi 6.000 euro. Citando invece gli episodi più recenti, lo scorso novembre un furgoncino delle consegne perse il controllo e andò a scontrarsi contro i piloni di cemento che delimitano la fontana, mentre il 9 marzo, durante l'ennesimo No Paura Day, un ubriaco ebbe la bella pensata di usarla come un orinatoio. La fontana Masini è un'opera d'arte, non un gioco, recita la targa installata a pochi metri di distanza. Ora però c'è chi chiede una qualche forma di protezione in più rispetto a un semplice ammonimento. Il comune ha già proposto due possibili soluzioni alla soprintendenza. Entrambe prevedono di modificare i dissuasori già presenti installando delle ringhiere. Questi interventi, conclude il sindaco, potranno certamente scoraggiare le persone da una fruizione impropria della fontana, ma la sua migliore tutela è quella che può svolgere ciascuno di noi rispettando questo bene culturale. A Forlì, a seguito della chiusura di Italy, rimane incerto il futuro degli ex dipendenti. Abbiamo fatto il punto con il sindacato. Nella giornata di martedì le organizzazioni sindacali hanno incontrato la società Italy Romagna. Si è discusso della chiusura di Italy a Forlì, ma anche del destino dei 30 dipendenti, per i quali sono state avanzate alcune richieste, quali
Sono state avanzate richieste dalle organizzazioni sindacali di CGIL e CISL e UIL che seguono i lavoratori di Italy. Queste richieste sono sostanzialmente tre. La prima, quella del ritiro della procedura di licenziamento collettivo. La seconda, quella dell'attivazione degli ammortizzatori sociali, il che sarà molto difficile per il fatto che la società ha messo in liquidazione e quindi questo chiaramente determina una difficoltà nell'applicare gli ammortizzatori. E in ultimo, l'incentivazione economica dei lavoratori che chiaramente sono in una condizione di grande difficoltà in questo momento. Qual è stata la risposta della società a queste richieste e quando sarà il prossimo incontro? Il prossimo incontro sarà il 30 di aprile. La richiesta da parte nostra è stata molto chiara, ma la risposta, devo dire, ci ha lasciato con molte perplessità. La società in questo momento non ha intenzione di ritirare la procedura e intende andare avanti trovando soluzioni alternative che a noi ancora non soddisfano. Quindi abbiamo bisogno che la società dia delle risposte. E la società sono Oscar Farinetti e la famiglia Silvestrini, che sono proprietari di Italy Romagna. La Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato il verdetto di quella provinciale riguardo al pagamento dell'IMU sulle piattaforme in merito al comune di Cesenatico. Ora Eni ha 60 giorni per ricorrere in Cassazione. Il comune di Cesenatico ha diritto di incassare l'IMU sulle piattaforme da parte dell'ENI. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale nella giornata di lunedì, quando ha depositato le motivazioni della sentenza emessa venerdì 16 aprile, che danno ragione al comune di Cesenatico relativamente a 3.800.373 euro, relativi all'IMU sulle piattaforme di estrazione marittima per le annualità 2014 e 2015. La sentenza ribalta così il parere della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva invece dato ragione a Eni. Il colosso energetico adesso ha a disposizione 60 giorni per poter ricorrere in Cassazione. Il comune di Cesenatico aveva accertato questa somma nel 2017, con Eni che aveva versato l'intera cifra nelle casse comunali, presentando però immediatamente ricorso. La somma era stata quindi accantonata in attesa del pronunciamento delle commissioni tributarie. Una partita analoga si giocherà dopo l'estate con 3.280.555 euro, accertati dal Comune in relazione ad ulteriori impianti di estrazione a largo di Cesenatico. Ringrazio il ragioniere capo Riccardo Spadarelli per il lavoro svolto insieme all'ufficio tributi in supporto dell'avvocato Zanasi, che ha rappresentato l'amministrazione comunale in commissione tributaria regionale. Commenta il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. Colgo questa occasione per sottolineare e ribadire quanto sia urgente e importante che venga approvato il decreto attuativo interministeriale legato all'INPI. È arrivato il momento di definire quali sono nello specifico le piattaforme oggetto del tributo e quali comuni usufruiranno dell'imposta, conclude così il sindaco Gozzoli. È saltata a Rimini la firma del protocollo contro le molestie sui luoghi di lavoro che doveva essere siglato martedì nella sede della provincia. Critica la consigliera di parità. I sindacati intanto prendono tempo per verificare la coerenza con gli accordi regionali. L'accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro che doveva essere sottoscritto martedì nella sede della provincia di Rimini tra vari organi, tra cui sindacati, INAIL, IMSS, Confindustria, Confcooperative, Lega Coop, è saltato all'ultimo minuto. CGIL, CISL e UIL hanno sospeso la firma, scusandosi per l'intempestività, dopo essere venuti a conoscenza di un confronto analogo che si sta svolgendo a livello regionale tra le parti sociali e dunque preferiscono attendere l'evoluzione di quel confronto prima di procedere alla sottoscrizione del protocollo territoriale. Dispiaciuta la consigliera di parità della provincia di Rimini che ha curato il protocollo. Io per quanto mi riguarda lo ritengo un grave errore istituzionale, uno sgarbo che non sarà facile, come dire, mandare giù. Comunque resta ferma la mia volontà di collaborare nella misura in cui la mia missione mi consente e mi dà facoltà di agire. Siamo in un territorio con tante aziende nel settore dei servizi, quindi a grande componente femminile, e la pandemia può mettere ancora più a rischio i posti di lavoro di queste donne. Allora non solo li può mettere a rischio, ma acuisce anche la competitività aziendale all'interno dell'azienda, soprattutto in previsione di quello che sarà lo sblocco dei licenziamenti. Io non vorrei fare la Cassandra di turno, ma
Credo proprio che arriverà la fila qui fuori, perché già da oggi si registra in questo settore di attività, in questi settori di attività, una grande criticità per quanto riguarda il tema della conciliazione, il tema degli orari di lavoro. Sarà il pezzo forte della mostra Ravenna Dante, gli occhi e la mente, le arti al tempo dell'esilio nell'ex chiesa di San Romualdo. Parliamo di una statua che proviene dal museo parigino del Louvre. Vediamola. È appena arrivata a Ravenna, la Madonna in trono con bambino, direttamente dal museo del Louvre di Parigi, per la mostra Dante, gli occhi e la mente, le arti al tempo dell'esilio, a cura di Massimo Medica, in programma nella chiesa di San Romualdo, dall'8 maggio al 14 luglio 2021. Per la prima volta a Ravenna arrivi un prestito dal Louvre, e un prestito anche molto specifico, perché questa Madonna, come si sa, insomma, è stata a Ravenna per tanti anni e quindi torna a Ravenna dopo 160 anni. Naturalmente è un rapporto quello con il Louvre che noi speriamo anche di consolidare attraverso questo primo passo. Un ritorno importante quello di questa statua, perché originariamente proteggeva il sarcofago di Dante nella piccola cappella addossata al muro del convento di San Francesco a Ravenna, che anticamente era conosciuto come la Cappella della Madonna, per via della presenza di un'antica immagine mariana identificata dallo studioso Corrado Ricci con quella oggi conservata al Museo del Louvre. Ripartono le arti visive, ripartono le mostre, riparte lo spettacolo dal vivo, però ripeto, io, questo è un ritorno, è un'opera d'arte che secondo me doveva tornare a Ravenna per quest'anno così importante, credo che avveriamo anche uno dei sogni di Corrado Ricci, e quindi è, credo, una giornata molto importante e molto emozionante per la città di Ravenna. E ora la linea alla nostra redazione sportiva. Grazie Ludovico per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Partiamo dal calcio. Per larga parte dell'incontro con l'Imolese, il Cesena ha tentato la via del gol, ma negli ultimi 20 metri sono risultati impenetrabili. I bianconeri hanno sbattuto sul muro dei rossoblù, incassando poi una sconfitta per 0-2. Abbiamo fatto la solita partita, cercando comunque di creare superiorità numerica sugli esterni. Abbiamo giocato poco in verticale perché, come abbiamo visto, l'Imolese si è chiusa molto, quindi non riuscivamo a trovare passaggi in verticale e sfondare centralmente, quindi di conseguenza in avanti abbiamo fatto meno del solito, ma questo non vuol dire che non c'è stata la volontà o la forza di vincere la partita. Purtroppo sono partite che anche in campionati come questo spesso troviamo di fronte squadre così, e quindi bisogna cercare di fare meglio per vincere partite. Quando non ci riesci, perdi. Non è la prima volta che ci accade in questo campionato, come hai detto, però vanno sbloccate queste partite con episodi, e purtroppo oggi ci gira un po' male, però non vogliamo alibi, non cerchiamo niente. Abbiamo fatto degli errori e in settimana lavoreremo su questo. Le reti di Porcarelli e Cucignello hanno deciso la sfida tra Cesena e Brescia, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie B femminile. Le bianconere si sono così agganciate al Ravenna al terzo posto. Il Cesena femminile coglie una vittoria di pura determinazione nella sfida casalinga contro il Brescia. La squadra di Roberto Rossi soffre l'impeto delle leonesse, soprattutto in avvio di gara, affidandosi ad una grande Alice Pignagnoli che rimedia ad un'iniziale incertezza sul lancio di Brevi. Luana Merlin non ne approfitta, facendosi poi trovare pronta su una successiva conclusione a botta sicura della stessa numero 18. Gilardi la imita dalla parte opposta, neutralizzando il tiro di Papaleo. Poi è ancora Luana
Anna Merli a fallire il vantaggio con un diagonale out di un soffio. Brescia un passo dal gol al 29esimo con una tripla chance per Massussi, Cristina Merli e Previtali, ancora Pignagnoli sugli scudi. Ma 4 minuti più tardi Porcarelli trova il gol sugli sviluppi di una punizione calciata da Petralia. Prima dell'intervallo è poi Papaleo a mancare il bis. Quello che a inizio ripresa accoglie invece Cucignello, da vera opportunista dell'area di rigore. Il Brescia va vicino all'accorcio col colpo di testa di Viscardi. Poi, dopo l'espulsione di Casadei, il Cesena alza le barricate e rischia solo con la clamorosa traversa colta nel finale da Colombo. È 2-0 per le bianconere, che salgono così a quota 35 punti nella classifica di Serie B, pari merito con le cugine del Ravenna. Nuovo arrivo in casa San Marino Baseball e andiamo sul nostro portale tr24.it. Giandido Tromp è stato ingaggiato per la stagione di Serie A. Il giocatore di Aruba ricopre il ruolo di esterno e vanta una carriera di tutto rispetto. Nella stagione 2019-2020 si è alternato nella Lega Invernale Venezuelana, indossando la maglia dei Tiburones della Guaira e Independent League canadese, in forza agli Ottawa Champions. Con questo è tutto per lo sport, Ludovico, a te la linea. Grazie al nostro Marco Rossi, ora vediamo insieme le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Araggini. La situazione meteorologica rimane variabile nella nostra regione. La giornata di giovedì, infatti, si aprirà con molta nuvolosità, più probabile tra Ferrarese e Romagna, dove fin dalla mattinata sarà possibile qualche precipitazione. Ma anche nel corso del pomeriggio i cieli varieranno da poco a molto nuvolosi, con la formazione ancora di rovesci, più probabili tra Ferrarese, Bolognese e l'Appennino. La ventilazione risulterà per lo più debole, il mare quasi calmo. Temperature invariate, minime che saranno generalmente comprese tra 5 e 9 gradi, valori massimi che oscilleranno generalmente tra 15 e più 21 gradi. Temperature in aumento tra venerdì e domenica, quando la pressione aumenterà, quindi il bel tempo potrebbe contraddistinguere quasi tutto il fine settimana. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti, vi ricordo la prima serata di Teleromagna, oggi è precisamente, chiedo scusa, controllo, mercoledì, quindi vi aspetto una grande prima serata, una buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.